Ciao a tutti amici, come avete visto dall'introduzione, questa bellissima animazione, oggi vado a presentarvi un nuovo programma per fare i cartoni animati. Il programma si chiama Bluff Titor, scherzetto! Lo avevate riconosciuto? Sì, è sempre Bluff Titor. Come si fa a fare questo tipo di animazioni? Beh, diciamo che c'è un trucco di base. Lo avevo già fatto vedere in un altro video, ma lo rivediamo perché ho visto che cercare i video sul canale è sempre un po' difficile. Quindi vedere queste cose nuovamente fa vedere le possibilità di Bluff Title anche ai nuovi arrivati. Allora, partiamo da zero e vediamo di cosa si tratta. Si tratta di una tecnica di fin strip, o praticamente di animazione con gli sprite. Cosa sono gli sprite? Ecco, gli sprite sono dei disegni che vengono messi in sequenza e che vengono utilizzati nei videogames. Ad esempio, in questo caso, il famoso Mario Bros. Come vedete, c'è Mario Bros. In qualsiasi posizione che ritroveremo all'interno del videogames. Ad esempio Mario Bros che cammina da questa parte, Mario Bros che cammina dall'altra parte e così via, frontale e tutte le azioni che deve fare all'interno del gioco. Se ricercate in Google Sprite Animation vi verranno fuori, infatti vedete tutti gli sprite, poi ci sono anche esplosioni, cose che si utilizzano proprio all'interno dei videogames, animali, uccellini, armi, eccetera, eccetera. E sono già pronti in sequenza. Ovviamente io lo utilizzo solo per fare un esempio, perché potrebbero, come nel caso di Mario, essere coperti da copyright. Però sappiate che comunque questi sprite si possono disegnare o con il nostro programma di grafica, o come vedete esistono anche degli sprite editor online con i quali creare le nostre animazioni. E qui ci sono alcuni esempi, ad esempio Mega Man, che è un omino che si trova in un altro videogames, ma nessuno vi costringe a disegnare fumetti, potrebbe essere anche una cosa più realistica. Potrebbero essere anche, come in questo caso, delle semplici animazioni di colori, piastrelle. E gli sprite si distinguono per possibilità di quantità di colore e dimensione dello sprite e quindi la sua anche risoluzione in pixel. Bene, che voi utilizziate sprite già pronti o li create voi, quando sarete in Bluff Title sarà sufficiente caricarli come una normale immagine. Questi sono quelli che ho caricato, per esempio, dalla rete. Come vedete, c'è l'uomo che cammina frontalmente, lateralmente e poi visto da dietro. La cosa importante è che lo sprite deve avere il fondo trasparente, è un po' come le GIF animate, soltanto che, come vedete, a differenza di queste che sono già pronte, non serve fra altro che caricarle, lo sprite presenta tutti i singoli frame dell'animazione fermi su questa tavola composta da righe e colonne. Io ora, come nella mia animazione, vado a caricare una foto di fondo. Clicco su immagine e vado a caricare questa strada. Ecco la mia strada, come avete visto nella sigla. Vado a ingrandire la dimensione della strada e ora con lo sprite si procederebbe così. Se fosse una riga sola, basterebbe selezionare qui su numero di fotogrammi il numero di fotogrammi che ci sono in orizzontale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quindi abbiamo 12 fotogrammi in orizzontale. E vedete che automaticamente, come io porto la dimensione al numero di disegni, i disegni vengono ridotti a una singola riga e animati. E
e poi qua sotto devo indicare il numero appunto in colonne, quindi sono 4 disegni. Dovremmo ritrovarci con un unico personaggio che fa tutta la sequenza di animazioni, perché il Battle Title andrà a leggere dall'inizio fino alla fine. Però questo non è il nostro caso, perché noi vogliamo solo che il personaggio vada in una sola direzione. Allora, prima di compiere questa operazione, semplicemente andiamo a clippare le immagini che ci interessano. Per clippare la riga di immagini che ci interessa, andiamo ad utilizzare il comando che troviamo su Special, Gradient Fader. Ok, questo comando ci permette di avere un clip sia in orizzontale che in verticale. A noi interessa in questo caso un clip verticale, quindi andremo su Top e Bottom e andremo a selezionarci la riga dell'animazione che ci interessa. Mettiamo questa volta, e rispetto all'animazione che ho fatto, io voglio tenere questa terza riga. L'unica cosa che vedete, abbiamo una dissolvenza, quindi dobbiamo toglierla. Su Smooth assegniamo 0 e adesso procediamo meglio al ritaglio. Attenzione, possiamo con le freccette tagliar meglio e poi sotto andiamo, vedete, a tagliare via la parte delle animazioni sotto. Quindi ora qui dovremo solo indicare il numero di disegni in orizzontale. Qui avremo sempre i 13 disegni e avremo una sola riga, perché è l'unica animazione, e vedete che abbiamo già il nostro personaggio animato. Lo andiamo a posizionare dove desideriamo e potremo anche spostarlo. Se l'animazione è troppo veloce, possiamo andarla a regolare con fotogrammi al secondo. Qui sono 15. Tenete presente che i cartoni animati, ad esempio della Walt Disney, hanno 25 fotogrammi al secondo. Questo vuol dire che ci sono 25 disegni un secondo, ma qui ne avevamo 13, quindi possiamo rallentare un pochino i fotogrammi al secondo e vedete l'animazione resta ancora buona. Per replicare l'ombra, perché se noi facciamo l'ombra con il punto luce non è poi così semplice, anche perché la figura è piatta, quindi la cosa ideale è inserire questo spray invece di muoverlo appunto durante la scena. Lo lasciamo fermo e mettiamo invece un contenitore. All'interno del contenitore mettiamo il nostro sprite, quindi unire al contenitore. Poi ricordatevi che il contenitore va riportato a 0 per avere la dimensione, e l'immagine sprite la duplichiamo semplicemente, la ruotiamo di 180 gradi, quindi sarà speculare, e la andiamo a posizionare esattamente sotto. Questo è un riflesso, ad esempio, ma quello che noi vogliamo invece è un'ombra, quindi molto semplicemente andiamo su colore e portiamo a 0 tutto e vedete che abbiamo ricreato l'ombra. Ora diamo un po' di trasparenza e se la nostra strada è in prospettiva potremo anche, invece di ruotare l'ombra di 180, ruotarla di un'angolazione inferiore per avere l'ombra così. Poi potremo anche ruotarla sull'asse Z per averla ruotata in funzione della luce. E a questo punto, invece di spostare lo sprite, dovremo andare a spostare semplicemente la posizione del contenitore e quindi muovere contemporaneamente sia l'ombra che lo sprite. Attenzione che ovviamente, essendo in prospettiva,
l'ombra si potrebbe muovere diversamente come qua, e semplicemente andiamo a aggiustare questa cosa in maniera che coincida. Verifichiamo su tutto il percorso e adesso ecco la nostra animazione. L'unico problema di questa tecnica è che, come vedete, lo sprite continua a essere animato, quindi se dobbiamo fermarlo o dovremo avere una sequenza dove è fermo o dovremo andare a prendere solo un omino con il clip e sostituirlo all'uomo dello sprite, quindi fare praticamente diventare invisibile questo contenitore e mettere solo un personaggio clippato. Tenete presente che è una cosa molto bella, possiamo dare una dominante colore sulla telecamera oppure lo sprite stesso possiamo dare una dominante cambiando il colore, vedete? Quindi se io voglio rosato perché la scena è tutta rosata, vado semplicemente a correggere il colore dello sprite, che normalmente deve essere impostato a bianco per avere i suoi colori naturali. Invece io vado a alterare questo colore e vedete che ora risulta più rosato. Questa cosa è molto bella perché se noi posizioniamo bene gli oggetti sul piano ci permetterà anche uno spostamento della telecamera. Se non è posizionato bene vedete che l'uomo sembra galleggiare in aria, questo vuol dire che doveva essere posto più indietro. Adesso, perché noi abbiamo un'immagine piatta di fondo, ma nessuno ci vieta di creare un'immagine realmente tridimensionale. In questa maniera vedete che la persona sta effettivamente toccando il suolo. Adesso dobbiamo solo aggiustare l'ombra. Poi con una seconda immagine della strada la vado a duplicare e la riportiamo in posizione dritta. Bisogna far sì che questo taglio cada sull'orizzonte e che le immagini coincidano, e su questa immagine in obliquo dobbiamo togliere il lighting factor. In questa maniera, vedete, non si distingue più il taglio, devono essere proprio uguali. Anche sull'altra deve essere tolto il lighting factor, eccolo qua. Ora aggiustiamo solamente l'ombra dello sprite, che deve avere la stessa inclinazione della strada, e ora vedete, una volta aggiustato il tutto, che l'omino sta toccando realmente il suolo della strada. E ecco la nostra animazione è finita. Sembra complicato, ma in realtà non lo è. E ora qua potremo andare sì a muovere la telecamera e vedete che il nostro personaggio, adesso avevamo tenuto forse l'ombra troppo alzata, bastava aggiustarla un po' meglio, ecco qua, l'ho aggiustata, e come vedete se io sposto la camera in zoom, in e out, ho proprio la sensazione anche della tridimensionalità, e quindi ho creato questo cartone animato dove la mia camera può seguire senza dover ricostruire nulla. Qua dipende dalla risoluzione dello sprite, perché vedete, se mi avvicino troppo ovviamente la risoluzione è piccola, però se io torno qui, zoomo, e mentre il mio personaggio si muove posso anche seguirlo con la camera, posso fare l'animazione completa, vedete, ecco qua. Per prendere un altro movimento del personaggio non faremo altro che ritornare agli sprite e ritagliare un'altra figura dove ad esempio il personaggio avanza verso di noi. Come avete visto, Baffle Title ancora una volta sorprende per le possibilità che ci dà.
creare un cartone animato così non è difficilissimo. Ovviamente è la base del disegno per creare queste animazioni, se non le troviamo già pronte. Vi ricordo anche una cosa, che utilizzando la playlist, apri playlist, potremo andare a caricare una sequenza di animazioni che dopo, durante l'esportazione, queste animazioni verranno unite in un unico filmato. Questo perché lo dico? Perché questo ci permette, ad esempio, di registrare questa persona che attraversa la strada, la persona che viene avanti in un bosco, tutte in singole animazioni. Queste singole animazioni unite nella playlist, una volta esportate, mi creeranno il filmato dell'uomo che attraversa la strada, il bosco e così via, senza dover per forza editare le singole animazioni con programma di montaggio. E quindi, trovandoci l'intera sequenza delle varie scene dell'animazione già pronte. Bene, io vi ringrazio. Questo era un'altra dimostrazione delle possibilità di Baffle Title e ci vediamo alla prossima. Ciao!